è molto stato detto con gli interventi precedenti, la collega ha già anticipato qualcosa. Oggi è stata la giornata del bullismo, cyberbullismo, la diversità. È stato già anche detto che noi umani siamo tutti diversi dall'altro, no, non siamo uguali, non c'è. Però si potrebbe parlare di uguaglianza, si potrebbe parlare di equità, si potrebbe parlare di parità. Per cui nella diversità ci sta la diversità di genere, uomo-donna, ci sta la diversità generazionale, di età, ci sta la diversità di qualche aspetto fisico e ci sta la diversità di provenienza, immigrazione. Per cui quando c'è stato detto, ci è stato chiesto per fare un intervento riguardo a una giornata su bullismo e discriminazione, e c'è quella parte della diversità che è legata alla provenienza, provenienza per il colore della pelle, provenienza per l'accento. La mia collega si è già detto, io nonostante abbia un nome, un cognome italianissimo, ma basta vedermi, basta sentirmi, sono migrante anch'io, ma questo conferma ancora che l'emigrazione sono sempre in movimento, perché anch'io sono un prodotto di una vecchia migrazione italiana e di conseguenza bisogna prenderne atto. La parte della giornata che riguarda proprio la scuola è un aspetto, credo che sia importante, perché cioè io non sono un accademico, però posso portare delle cose esperienziali, dove noi puntualmente, mediatori interculturali, veniamo chiamati solo quando effettivamente le cose non vanno più. Cioè l'emergenza, cioè il pronto soccorso, proprio hanno provato di tutto. Sono avvocati, procure, assistenti sociali, psicologi, medici, tutti. E alla fine dice, ma magari il mediatore riesce, è come se noi avessimo la bacchetta magica per risolvere così le situazioni. E noi diamo la nostra disponibilità, però non è che abbiamo la bacchetta magica per risolvere le situazioni di difficoltà. E tra l'altro posso anche dire una situazione piuttosto poco simpatica, un po' antipatica quando nel rapporto tra scuola e famiglia, cioè stiamo parlando dei due pilastri della società, delle due istituzioni più importanti nella società, la scuola e la famiglia, chi fa da ponte è il bambino. Cioè non mi sembra molto furba la cosa, però effettivamente per esperienza ho assistito a quelle situazioni dove il bambino ha il diritto di essere bambino, ha il diritto di essere immaturo. E viene detto, ma dille che le cose non vanno bene a scuola. Mamma, papà, va benissimo tutto. Ma dille che dovresti fare questo compito. I miei compiti sono tutti a posto. Cioè, è ogni cosa lì. Fin quando si scopre effettivamente che il bambino sta dicendo anche delle bugie. Perché a protezione sua dice, ma perché devo dire delle cose? Si rende, se le dà delle responsabilità a un bambino che appunto, ha il diritto di essere bambino, ha il diritto di essere immaturo e lo si carica che deve essere maturo perché comunichi tra le istituzioni più importanti che sono appunto la scuola e la famiglia. Chiudo velocemente perché il tempo è effettivamente molto tiranno e quindi è passato via subito. Parlare di mediazione interculturale, parlare di immigrazione. E quello che io porto non sono di privilegi, non porto dei canali preferenziali, casomai se di privilegi si tratta, è di favorire le istituzioni che possano fare il proprio lavoro, perché altrimenti si cade nel pregiudizio istituzionale, dove si trovano in difficoltà a gestire delle popolazioni migranti. E con questo chiudo veramente, mi dovete scusare. A noi ci chiamano da tutte le parti, ci chiamano questura, prefettura, ci chiamano tutte le istituzioni dove ci si rapporta la popolazione migrante, ma siamo come
dei fantasmi, no? Nel senso che ci siamo ma non siamo riconosciuti. E tutti ci chiedono, a mia voce, dice, ma quando viene regolamentata proprio la figura del mediatore interculturale? Posso anticipare che appunto come comitato nazionale, come categoria, perché è un'esigenza nazionale, ci siamo attivati, ci stiamo parlando e è stato istituito un tavolo nazionale presso la Camera dei Deputati dove si parla appunto dei professionisti dell'immigrazione per rispondere alle istituzioni. Per cui speriamo, ci stia lavorando, diciamo, l'onorevole Costanzo ha preso in mano la situazione e per ascoltare la problematica appunto che è legata all'immigrazione, quindi immigrazione in generale su tutti i fronti, e ci stiamo lavorando per capire un po' le diverse realtà della migrazione che possono essere in Piemonte, in Lombardia, nel Laziale, nel Sud. E per cui noi stiamo puntando a che la figura professionale venga riconosciuta con, diciamo, formalmente con l'istituzione di un albo che riconosca appunto la nostra figura professionale.